Spasmofobia, cambio? Sì. Ma perché? Perché? Ma perché non chiede a piace di... Dai. Allora, siamo pronti. Fasmofobia. Poi sì, se ci rompiamo le balle, vediamo. Non penso di giocarci tanto, Però, vediamo. Giocarci un'ora diretta di questo. No, pesante. No. Aspetta, ma devo cambiare anche il titolo, visto che non stiamo facendo Sea of Thieves? Sì, devi chiamare... No, il titolo... C'è scritto pirati. Siamo dei pirati su Fasmofobia. Allora, io faccio crea privata, giusto? Così è. Sì. E poi cosa succede? Io posso copiare il codice senza che si veda. Pensa come sono smart quelli di questa cosa. E il codice ve l'ho messo nel... dove avete visto? Mamma mia, certamente. Che smart. Entrate, my friends. Questa poteva essere ancora più smart. Se sta cosa la facevi prima di cambiare la schermata. Ma chi ti... ma muoviti, scema. Vabbè, ti voglio bene, sto scherzando. Ti voglio bene. Adesso come faccio partire una musica che fa paura. No. Voi non la sentite, la sentono a casa. Questa la mettiamo solo nella lobby, sennò poi ci caghiamo UPCL. Quindi è meglio se adesso ci... un po' di musica horror per scaldarci. Poi la togliamo però, capite? È allora, alta? Allora, Alex Nauz, ti chiari amicizia lunga. Solo una delle due può essere una moretta. Scusa, ecco. Perfetto, ecco, possiamo? Perfetto. No, aspetta, devo aggiungete un po' di materiali. Mappa che prendiamo, seleziona contratto. Vi ricordate i video? Abbiamo fatto un paio, eh? Allora, iniziamo da una semplice. Per scaldarci, Brownstone. No, questa è professionale, questa è difficilissima. Ci abbiamo un Grafton Farmhouse intermedia. Forse è troppo facile. Roadhouse, questa è professionale. Prendiamo Grafton Farmhouse intermedia, che è il meglio che ci abbiamo, eh? Più facile di così, no, non ti c'è. Prego. Dai, pronti? Ah, io tanto sto sul furgoncino. Sì, Anna stava sul furgoncino. Vai, mettete non pronto. Giusto, non è giusto. Faccio inizia, eh? Dai. Ok, togliamo la musica perché sennò ci spaventiamo troppo. Pronti, eh? Oh. Pronti. Allora, prima di tutto, hashtag tutti insieme, perché qua non ci si caga addosso finché si sta insieme. Se uno è da solo si può cagare addosso, ma tutti insieme dovete avere un coraggio da leoni. Chi è sto brutto uomo? Alex? Sono io. Ma quante torce abbiamo portato? Dobbiamo mettercela nel sedere. Io ho messo tutto quello che ho. Oh, in caso male che mai... Alex, qual era quella potente? Non era questa. Quella sotto. Quella lì con la righina rossa. Ah, mi ricordo. Allora, poi, io chiedo perdono in anticipo se sfondo... Prendo il termometro io. Sì, Anna potrebbe strillare, ma tanto Anna sta fuori. Che... Ma mi spavento comunque. Allora. No, show, ti devo fare io il briefing, vai sì, via. Sì, Alex, allora, pigliamo la telecamera da testa anche. Innanzitutto dobbiamo scoprire con che tipo di fantasma abbiamo a che fare. Sì. Dobbiamo prendere dei sensori di movimento. Ok. Fare una foto al fantasma ed evitare che il fantasma inizi la caccia usando un crocifisso. Ehi, quello è vero, pronto io a repentare. Sì, Alex, mi prendi per favore sia la telecamera per fare le foto, quella piccola. Ok, solo non posso prendere niente. E allora molla quello lì. Ti porto io qualcosa. Oh, il termometro ce l'ho io, eh. Allora io riprendo questo. Dai, ma sei deficiente, l'ho anche detto. No, non è vero. L'ho detto. L'ho cagato sotto, non l'ho sentito. L'ho detto. Adesso, cos'altro vi serve? L'ho detto o non l'ho detto, boys della chat and girls? Vediamo, aspetta un attimo. L'ho detto, ecco, sei stupido. Ti odio, non è vero. Apriamo. Andiamo, allora, pronti? Allora, io vi sto portando una telecamera notturna, vedere se un si altro vede. Sensore voglio, e un libro. Sì, voglio aumentare un pochino la luminosità per i ragazzi a casa, così vedono meglio. Tipo così, mettiamo anche così. Un pochino più di gamma anche, perché così vedete. Così è tutto. No, brutto così. Preferite così? Secondo me è un po' eccessivo così. Magari un po' meno. Perché così non si vede tutto sbescio, eh? Vi sto buttando tutto davanti alla porta. Così è moderatamente più luminoso. Va bene così? Che si vede bene, ma non è troppo bianco? Sì? È giusto? Ok. Perché poi è anche una questione di... ancora un po' troppo luminoso per alcuni. Però è meglio, fidatevi, perché poi dentro può essere buio. Quindi ma almeno... dentro è buio. Vedi che dentro invece è più buio ed è meglio che sia un po' più luminosello così. Va bene così, dai, va bene così. Aspettate, io vi ho lasciato tutte le cose fuori dalla porta, Vi porto anche la talk box. Va bene. Alex Nauz, vieni con me. Metti il termometro così capiamo dove è subito. Dai, allora, via. Per chi non si ricorda... Suona già il telefono, è incazzoso questo fantasma, E chi non si ricorda... Ho dimenticato di dirvi delle cose importanti. Sì, però chi sta fuori sta zitta... Vabbè, sì, dimmi, dai, che è importante, dimmi. Risponde solo alle persone da sole. Ecco, che palle. E volete sapere il nome? No, perché si incacchiavano, se diciamo... Giusto, allora, bravo. È molto semplice. Adesso vi spiego come funziona, per chi non conosce il gioco. C'è un fantasma in questa casa, ok?
che ha un nome e Anna lo sa. Se si pronuncia quel nome e si è da soli, perché questo fantasma risponde a chi è da solo, il fantasma si incazza. Proprio ve lo dico crudamente, è così. E ti attacca. Ti può attaccare anche in altri casi. Dipende cosa fai e quanto è arrabbiato. La nostra missione è quello che ci ha detto di fare Anna. Quindi tipo completare una serie di... fargli la foto. Esatto. Cacciarlo usando il crocifisso, sì. Capire chi è e i sensori di movimento. Finché, qua, questa è la parte che ci interessa a noi, che ci caghiamo sotto più volentieri. Finché non si chiudono le porte, inizia a lampeggiare la luce, tipo così. Ma ora lo sto facendo io. Noi non ci può succedere niente, ok? Quindi... teoria. No, no, è così. Quindi possiamo stare chill. Se vedete che fa quel lavoro di flashamento, allora... è possibile che invece ci dobbiamo cagare addosso. Ok? Io però, Alex Nauz, non trovo la zona dove c'è freddo. Di sopra, c'è un piano di sopra. E andiamo a cercare sto piano di sopra. C'è un piano di sopra, Anna. C'è un piano di sopra. No, aspetta, forse non so se è di sopra o di sotto. Allora, ma delle scale ci sono. Mi sa che il porco è là sopra. C'è. Alex, non devi avere paura finché rimane. Prendete una di quelle telecamere, quelle che potete posizionare. Non abbiamo le mani libere, Anna. Stai buona, là sotto. Liberatevele, io devo vedere cose. Aspetta. Se vuoi vedere, entri. E qua. No. Caga sotto. Che è dato? Niente, devi stare tranquillo. Oh, è qui. Vedete come il temperaturometro è sceso sotto zero? Ed è sotto zero, eh? Quindi... sotto zero, ok. Ok, allora abbiamo una prova, my friend. Evviva! E anche una foto bello. Di tuo nonno Gobondo. Oh, è vero? Il lampeggiometro di Alex si è attivato. Il lampeggiometro si è attivato a 4, però, non a 5. Ok, aspettami qui. No, aspettami qui un attimo. Allora, io vado a prendere la telecamera. Ho portato fermo. La spirit box, la telecamera, il libro e anche quello per vedere le impronte digitali. Ci avete tutto. Sì, Alex, stai lì, E ricordatevi di piazzare i sensori di movimento perché ci serve. Anna, come si chiama il fantasma? Lo vuoi sapere? No, sì. Non dirlo. Sì. Si chiama George Robinson. George Robinson, Alex, hai sentito? Sì, ho sentito. Risponde alle persone da sole, quindi attenti che siete soli. Ma che cosa mi hai portato? Questo non è il... hanno cambiato il sensore di movimento, l'avevi detto e non t'ho sentito. È quello bianco. Ok. Non era così, No, infatti, Anna, guarda che... Come no? No, era blu. Questo è il sensore a infrarossi, mi sa. Anna. Ed è quello di movimento, no? No. No, è blu. Questa è un'altra cosa. Sicuri? Sì, ci hai portato una cagata che non ce ne facciamo niente. Non si può neanche mettere, che cacchio è sta roba? Vaffanquario. Alex, stai qui, chiamalo, George Robinson. George. Ma la macchina fotografica ce l'hai tu? Ce l'ho io. Allora dammela a me e vai giù a prendere la telecamera per Anna. Portati, ciao. Ok, perfetto. E anche il sensore piglia, Butta anche l'EMF qui. Bravo, grazie. Che schifo che fai, che sei un cagasotto. Vergognati. Questo lo faccio con tranquillità, Qui monta un po' l'ansia, Vi leggo io, ragazzi. Mi sono anche avvicinato alla chat, così vi leggo meglio. Non siete da soli. Spammate poco però, perché ho paura che vi banna il bot molto cattivo lì. Credo di aver visto delle spirit orb. George Bobinson. Come si chiama? Robinson, non Bobinson. George Robinson. Ah, eccoti tornato. Sì, mettila lì, bravo. Togliamoci da davanti. Hai preso anche la telecamera per... Mettila bene qui su qua. Guarda, qui a fianco al telefono. A fianco al telefono. Ok, mi sta pigliando l'ansia, Già eravamo tranquilli fino a mo', adesso ci siamo dovuti giocare a Saro. Che c'è? Non lo so, ho sentito un rumore. Mi metto in armadio. No, non ti metto, non ci stai, sei troppo grande. Esci. Per il momento non c'è problemi, perché non c'è attività, quindi tranquilli. George Robinson. Mannaggia Robinson. Lui. Robinson. Che? Mi vado a sentire un rumore. Avete piazzato i sensori in movimento? Alex, vieni qui. Ma perché hai fatto due foto? Ma hai fatto foto tu con sta macchina fotografica? Sì, ho fatto foto da una bambolina e da una bambolina. È un corridoio. Si è attivato il sensore di movimento. Forse ero io. Ma sarà qui ancora sto signore? Si è mosso una lattina qua. Cos'è successo? Ho acceso la scatola spirito. Zitto. Vai fuori. Se ci sei, io devo anche repentarlo, E comunque prima era il fantasma, perché abbiamo fatto quella del sensore. Ah, dai, fai più lontano. Se ci sei, scrivi sul libro. Se ci sei, dammi un segno. Allora, vedete, ragazzi, questo sensore, questo affare qua, lui può parlarci attraverso questo talk box.
Quindi praticamente se lui vuole parlare può parlare. Se ci sei, parlami. Ho sentito un rumore, ma non so ci se sono era... spirit orb, ci sono spirit orb. Ok, abbiamo un altro indizio. Se ci sei, dacci un segno. Non vorrei che tu, Alex, sei troppo vicino. Mi tolgo, Dovete stare da soli rispetto a... Ha scritto! Alex, ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Dobbiamo repentare! Mannaggia a te, mi ha fatto un rumore! Vieni qua, vieni qua! Sono qui, sono qui! Sta anche facendo le MF al 3. Quant'è? 3. Ok. Io devo repentarlo. Dovete fargli una foto e dovete repentarlo. Porca mia, Alex, devi stare dove eri prima. Uno deve avere il crocifisso, l'altro la macchina fotografica. Mamma mia. No, perché poi, perché se siamo insieme non viene il figlio della schifosa. Oh, attività 8. Cos'è successo? Sto cagando addosso, Dai, fermo. Vai un po' lontano però. Ma guarda, mi metto da questa. Non lontano, troppo però. Lontano, moderatamente. Leggo un sacco di mi sto cagando nei commenti della live, nella chat. Condivido. Ma no. Dobbiamo stare tutti quanti calmi, perché ce la facciamo easy. Basta che io, quando lo vediamo, prendola subito la PAM! Questa qua è la croce. E lo repento. Devo fare TAC così e lo repento. Se non funziona. Se non funziona, ci si attacca al tram. Anna, tu informaci con la. Lo triggero. Vedete, quando fai così con la luce. Ma ha spento la luce? Oh no. Vai a riattivare. Immediatamente proprio. Tanto io lo provoco. Tanto lo repento se mi gira le balle, Dai, lui. Voi non avete capito. Lui deve avere paura di me. Il fantasma adesso si sta cagando addosso. Tu stai dicendo così, ma appena lampeggia voi vedete chi ha paura. No, il fantasma adesso è proprio lì in un angolo che piange. Ho riavviato il generatore. Perfetto, adesso lo triggero, guardate. Così gli dà fastidio se io splash. Non tornare, resta vicino, a metà strada. Sto sotto. Sì, no, non sotto, stai sotto le scale, proprio appiccicato le scale. Lui è lì, sono sicuro, è lì nell'angolo. L'aiuto è così forte, è troppo forte per me. Mi fa male, Lion, è bravo, baby. George Robinson. Hai strizza? Paura? Sei una pussy, George Robinson. Forza! Metti fuori il naso se ti arregge. Cos'è? Pisiello. George Robinson. Ah, mamma mia. Ha fatto un verso, E mi ha chiuso dentro. A 10! George Robinson. Mannaggia te. Esci. Qua potrei tirare delle brutte parolacce, però. Tieni il crocifisso, devi tenere il crocifisso. Ha fatto. Però non si è visto. George Robinson, fatti vedere. Alex, è calato a 1. Mannaggia lui, mannaggia. Da 10 è calato a 1. E io non c'avevo neanche il crocifisso, avevo la fotocamera, perché volevo fare la foto. Stava attaccando. Fatto la foto. Ti repento! Non repenta un cazzo. Ti repento! Anna, l'ho repentato? No. Come perché no? Non sta cacciando adesso. Ma gli ho fatto la foto però. Sì, hai fatto la foto. Ci leviamo dai coglioni. Va cacciato. Fermo, Alex, aspetta. Alex, mannaggia te. Aspetta. Oh, che paura. Ok, siamo stati bravi. L'abbiamo fatto la foto. Sì, abbiamo fatto. Ma lo repenti te. Vieni qua. Toh, piglia. Ti vengo anch'io, lo repentiamo insieme. Ah, ok, allora va bene. Ti do supporto repentativo io da sotto. No, da dove stai andando? Aspetta, prendo un'altra croce, cosa lo repento? Parolacce. No. Lion, devi prendere le pillole subito, che sei a 0. Piglia le pillole. Io? Tu no, tu sei bene. Tu sei a 20, prendetele tutte e due. Dove stanno, Anna? Sì, nello scaffale lì, guarda qui, questi arancioni. Ah, fermo, pisiello, che mangi tutte cose. Prendete giù pillole, veloci, pillole. Mangiate tutte io, così Alex impazzisce e muore. No, vai, andiamo. Lasciare. Dai che ti repento, cioè. No, non è vero. Allora, sei pronto? Adesso io sto dietro di te e tu repenti, ok? Va bene, comunque possiamo fare, aspetta un attimino. Facciamo un ringraziamento perché siamo ancora in 54.600, cioè questa assurdo. Cosa pure è molto non è scontata. Cioè, abbiamo cambiato gioco, magari a qualcuno di voi può piacere meno o più. Siete comunque rimasti qui perché vi interessa vedere noi che continuiamo a giocare.
fare. Questa cosa qua io non la sottovaluto e vi ringrazio dal cuore, perché è una è il più bel complimento che uno youtuber, twitcher, streamer può ricevere, quando i fan sono qui per guardare lui e non per il gioco che fa. Quindi questo è per me molto commovente. Scusate se non vi ho messo la musica romantica, magari ve la metto dopo per insomma. Vai, prego, vai, prego. Devi repentare. No, vada, no, vada. Devi far te, io sto qua dietro. No, no, tu se no non qua, viene. Qua. Qua sto, va bene, vai. Ha chiuso la porta. L'ho chiusa io prima perché ho panicato, vai. Sai come si fa? Buonasera. Tanto non ti attacca. Tu devi fare così. Allora, stai sentendo a me? Sì. Oh. Togli la croce appena lui arriva, perché non vorrei mai che poi se ce l'hai non attacca. Tu la togli. Ok, ho capito. Preparati il tasso e appena lui arriva, pem, gli esci la croce come un pisello nel parco. Hai capito? Va bene, okay. Va bene. Potevi usare altri paragoni, ma va bene. No, su qui come si può. Che si chiama sto cristiano? George Robinson. Si chiama George Robinson. George Robinson. Non bestemmiare, non dire parolacce mentre ti spaventi, eh? No. Mi raccomando. No. Ero un po' insicuro. Preparati una parola che puoi dire se ti spaventi tanto. Formaggino. Paura. Cazzo, formaggino. Dai, puoi dire cazzo. Dai, va. Però solo se ti spaventi tantissimo. Ok. Prepariamoci perché è possibile, con una paura. L'attività è a zero, può essere che si sia spostato. No, è lì, è lì. Te lo dico io, è uno stazionario lui. C'ho ansia io. Allora, noi adesso, ragazzi, noi siamo tranquilli, noi. Lui no, lui adesso deve avere paura. Posso dare delle informazioni sul fantasma, se è quello che abbiamo capito? Comunque, grazie a tutti quelli che stanno continuando a donare dei beats, che stanno facendo il tifo con i beats. Questa è una cosa molto bizzosa e a me piace, grazie. E anche a chi si sta subando, che c'è? Ha interrotto. Ho sentito un passo. Magari eri te. Ah, sì. No, non era lui, era George Robinson questo. Vabbè. George! Tu stai lì. Che facciamo? Stiamo qua tutta la Quindi serata? Grazie a tutti voi. Poi dopo, verso fine live, ci facciamo un'occhiata di tutti quelli che sono subati. Ma adesso non è il momento, perché qua c'è l'ansia. George è un fantasma vendicativo comunque. Si vedeva che era incacchiato. Dai, giù. Come va lì? Facciamo a cambio. No, allora, io sei deficiente, mi hai fatto cagare addosso. La porta. Dai. Andrebbe spenta la luce. L'ha fatto cagare addosso anche voi, dai, no? Cioè è lui il fantasma, sto cretino. Ti stanno incitando dei commenti, con dei sederi, dei mazzocchi del gong che te li vogliono dare in testa forse, e dei forza Alex Lego. Oh, scriviamo tutti quanti coraggio Alex per dargli coraggio, che funziona, sta cosa. Oh, sto coso va repentato. Dai. Fate qualcosa, sflashate con la lampada così. Chi è subato? Vieni tu. Mi fa uno spamming di rana, la rana, quella col cappellino da gnomo. Si chiama Pepe. Quella rana anche che c'è stata nel villaggio di Anna nei suoi video. Spegni la luce! Pepe. Stai flashando. Lascia spento, se no non viene. Vai, spegni. Oh. Stai fermo lì. Prova a fare qualche passo verso giù. Sono sempre qui. Va, tu provi a fare qualche entra passo dentro quella lì. Stanza. No, io, tu. Cioè, io, non tu. Vai allora, dentro. George. Cosa c'è? Ma no, è tutto ok. Stai dentro, vai dentro. Non sta attaccando. Ok. Vai dentro. Guardalo, brutto deficiente. Vai via. No, cosa vai? Vai a Peppo. Deve. Non dire parola. Devi repentarlo, capito? L'ho fatto. Non l'hai fatto. No, non è stato repentato. Non ha attaccato. Deve attaccare. George. Entra dentro. Calmo però, che sennò tiri qualche brutta parola. Stai buono. Oh, non sta succedendo niente. Non mi sento mai. Era terribile comunque, gli avete fatto un'altra foto. Ma no, tu l'hai visto, Alex? Sì, era molto forte. Cioè, a me stava proprio davanti alla telecamera, era bruttissimo. Ti ha fatto vedere i muscoli? Come fai a dire che era forte? Muscoli. Era paura, grosso, era molto grosso. Mamma mia, ho visto l'ombra del gioco qua sulla destra. Che è no, perché la live. Casa. Mi sono cagato addosso. Stai lì! Tu. No, io ho fatto la foto. Se volete arrendervi possiamo comunque tornare a casa. Ma non avremmo fatto una cosa. No, stai nella stanza. Dove stai andando? Fuori, perché così se ti chiude porta. Ti chiude da solo. Se mi chiude da solo ti devo censurare la live se ti chiude da solo. No. Non fare scherzi, eh. Oh. No, dai. Io ho anche preparato una cosa per le emergenze. Se io ho un pulsante che fa, sentite, delle campane. Scusate se vi ho assordato perché erano forti. Scampanellavo metà allora. Io chiudo. Come censura, no? Andavano bene le campane come censura, che dite? Vanno bene? Dai dentro! Non riesco a stare dentro, più forte di dai. Me. Dai!
Come va? Male. Perché? Ma... raccontami della tua vita. Senza ti dare. Ti racconto che qua c'è un lettino. Sì. E c'è anche lui. Ma il lettino è tipo la metà di lui. Non so come ci fa stare. Perché c'è il lettino. È la luce della stanza accesa. Ok, Alex, mi raccomando, dai, impegniamoci un po' di più. Su. Tanto io mi sanità svacco. Se non mi dispiace. Sanità di Laio da 49, sanità di Alex a 3. Ah, mi svacco un po', no? Così. Dai, giù. Tanto io sono tranquillo, cioè noi siamo ok, ragazzi, ve lo ripeto. Ah, vengo Alex più vicino però. Alex sta per morire. È buono perché lui attacca quando Alex sta per morire, mi sa. Alex ha la sanità 0. Dai, esci. Dai, no, adesso attacca, adesso attacca. Stai pronto con la croce, eh? Appena lo vedi. Dai, no, magari così non sta attaccando per quello. Togli sta croce. È tolta. Quando lo vedi, metti la croce. Sei pronto, eh? Sì. Stai cagando addosso, vero? È normale. Minghia. Aspetta, stai pronto. Dai, cacchio, deve attaccare. Se no ce ne andiamo, eh. Andiamocene, Alex, basta. Andiamo via. Andiamo via, basta. Sciacquamoci via, ciao. Cioè, non vale la pena, mamma mia. Cioè, gliel'abbiamo data la possibilità di attaccare. Se adesso ci chiude la porta davanti. Se mi chiude pure. Aspetta, aspetta, diamogli. Vieni qua, entriamo una volta insieme. Dammi soddisfazione. Entriamo una volta insieme, facciamo. Per l'occhio, dai. Poi passiamo così. Facciamo il giro del tavolo e poi ce ne andiamo, ok? Ok. Ok. Ok, pronti? No, aspettami però, se esci prima di me non mi piace, eh. Ma adesso non attacca perché siamo tutti insieme. No, ma poi avevamo le croci fuori. Cioè, questo aveva paura delle croci. Questo era tipo una Banshee, qualcosa. No, adesso in teoria, con i dati che abbiamo raccolto, dovrebbe essere uno Yurei. Ok, Anna ha già fatto l'analisi del. Com'è che si premeva? Qual era il tasto per vedere il diario? J. Vedete, con questo, alla fine, c'è raccolta prove. Tu praticamente devi, in base alle prove che hai trovato, definire quale fantasma c'è. E noi abbiamo trovato la sfera di luce. Sì, sfera allora, di temperatura luce. E congelamento sicuramente. Sfera di luce che Anna le ha viste dalla telecamera. E terza libro spiritico. Libro spiritico, quindi con queste cose può essere solo uno Yurei. Quindi noi tecnicamente chi è lo abbiamo già capito. Quindi non valeva la pena morirci. Io direi. Vabbè, ci dava più soldi. Ripartiamo, vediamo se ci abbiamo azzeccato. $5 meglio così. Sì, guarda. Sì, non valeva la pena di morirci per $5. Che non è lo Yurei. Vi è piaciuta questa caccia? Ne facciamo un'altra? Secondo me ci sta, dai. Una un po' più difficile però adesso. No, non più difficile. Era uno Yurei, abbiamo guadagnato $120. Bravi siamo stati, bravi tutti anche da casa, ci avete dato molto coraggio. Ringrazio Alex a casa. Grazie da casa, senza il vostro coraggio ero uscito da mezz'ora io. Posso confermare che è vero, non rimaneva dentro. Non rimaneva. Avete trovato anche un osso, bravi. Ho trovato io. Facciamo un'altra, questa volta. Aspettate che devo mettere gli oggetti. Ma quanto stiamo in live? Io non lo so. Allora abbiamo fatto mezz'ora prima e siamo quasi a un'ora dopo. 56 minuti. Ma quanto avevamo fatto quando io ho stoppato la live? Mezz'ora? Beh sì. Più o meno. No, mezz'ora. Sì, mezz'ora c'era. Mezz'ora c'era, raga, mi pare. Vabbè, comunque sono le siamo però mi dispiace 25. Che abbiamo rovinato la live così. Ma è rimasta. No, non è rimasta tutt'una. Si è spezzata. Dai, abbiamo spezzato la live. Vabbè, meglio così che niente live, dai. No, era niente facecam, però sì, è meglio così. GTA lo voglio fare comunque, GTA lo voglio fare. GTA, cioè, avete ragione, basta bloccare alle 21, sono un deficiente perché chiaramente abbiamo iniziato alle 19. Io non capisco perché ti stavi intrippando. GTA lo facciamo, ma non siamo pronti oggi perché per fare GTA bisogna che prepariamo. Ho avuto un'idea per GTA in live. Non è 5M perché quello è un disastro, poi dopo ti bestemmiano nel server e... E ti banna, no vabbè scherzo però non preferisco di no. C'è una prigione dilettante, questa è... No. Una farmhouse, cioè, ok. No però è professional, c'è un asylum dilettante. No. Perché no? Perché i posti grandi poi è difficile, quelli piccoli invece succedono le cose. È vero. La farmhouse era quella dove eravamo adesso? Mi pare di sì. No. No, sì, ah, sì. Ma guarda, c'è il manicomio. Tocca fa o prigione o manicomio. Scegliete voi tra prigione o manicomio, ragazzi. Io direi manicomio. Sto vedendo tanti Among Us. Vogliamo fare poi Among Us dopo questa? Adesso però facciamo questa perché ci tengo. Due di fasmofobia ci sta. Poi se avanza tempo possiamo dilettarci con un poco di Among Us. Se vi va, però per adesso votiamo prigione o manicomio. Vedo moltissimi manicomi. Tantissimi manicomi. Invece GTA ve lo porto, ma non siamo ancora pronti. Ma
Manicomio, asylum, quindi. È dilettante, è grande. Mettete pronto ed entriamo. Andiamo. Andiamo, evviva. Non voglio, perché? Ok, dai, ci sta, no? Due di fasmofobia ce le possiamo reggere. Tre magari no, facevamo una specie, però due sì. Oh, approfittiamo di questa cosa per... Non ce l'ho una musica paurosa qui, forse si aspetta. Prendo io il termometro. Sempre questa qua, c'ho. Allora, Anna, leggici l'introduzione con la musica paurosa, vai. Immediatamente, allora. Scusate. Molto paurosa. Anna, per favore, stai rovinando l'atmosfera. Scusate. Allora, gli obiettivi di questa missione sono scoprire di che tipo di fantasma si tratta, assistere a un evento paranormale, purificare l'area con l'incenso ed evitare che il fantasma inizi la caccia con il crocifisso. Quindi questo è una belva. Porca miseria. Pisiello, cosa devo prendere quindi io? L'incenso? Allora, serve crocifisso. Incenso. Alex, lo repento io, che in questo sono esperto. Sì, con tranquillità proprio. Poi se volete portare l'accendino con l'incenso. Aspetta, Alex, allora la telecamerina la prendi tu per favore, Va bene. Io prendo allora la torcia. Io vi mollo un po' di queste telecamere qui, così me le piazzate. Prendiamo anche questa da testa per Anna. Prendi la telecamera poi. Portaci qualcosa dentro, Anna, non si vede un cazzo. Sì, sì, ve le lascio qua fuori alla porta. Però è vero, non si vede niente. Oh, ti abbiamo un hype train. Ma com'è che parte sto hype train a caso? È quando iniziano a donare cose del genere. Via, telecamera, Se l'hype train lo fate fomentare. Sta già andando. Niente. È partito là, è il train. Torniamo nel coso, perché se no. Allora, siamo hype train di livello 1. Finito. È già andato. È terminato già? O va avanti? No, con no, i babamburi. Già sta andando di livello 2. Io vedo i coriandoli. Ricordi la vestaglia? La vestaglia è qua, ragazzi. Vi devo fare uno show off meglio. Aspetta un po'. Non fatemi premere tasti, che poi dopo rompo tutte cose. Devo sistemare questo fatto qua. Ecco, voilà. Che dite? Ho la maniglia dietro per acchiapparmi se scappo. Bello, no? Se mi svuotano. Bella. Brutta, boh. Secondo me è carina. Ad Alex non piace. E neanche a Cigo. Non piace a nessuno. Secondo me è bello. Siamo a livello 3 dell'hype train. Livello 3 dell'hype train. Siete molto porcelloni. Vediamo se siete porcelloni di livello 3. No, che livello siamo adesso? Siamo a livello 3 adesso. Siete porcelloni di livello 3. Vediamo adesso se dono pure io 100 pizza, no. Così si fomento vediamo. Il 3. Vediamo se siete porcelloni di livello 4, che è il livello 3 adesso. Siamo già al 40% di livello 3. Io non ho ancora capito cos'è questo hype train, però mi hypa. Quindi Alex, spammati delle emote. Viva hype. Spam, aspetta. Non è che mi blocca a me. Non spammare. Mettete voi delle emote, ma non troppe, per non farvi bloccare. Vedo che il Nightbot sta lavorando come porca miseria, veramente tantissimo, perché ci si sta mettendo anima e corpo. Oh, vedo un sacco di emote nostre, babamburi come se piovesse. Il babamburi è l'emote ufficiale dell'hype train, perché chiaramente uno hypato si cala le braghe subito, capito? Se ti sale l'hype train, esci il sedere subito. Livello 3 completato, siete dei porcelloni di livello 4. Vediamo se riuscite ad essere dei porcelloni di livello 5. Che secondo me ieri ci siete riusciti, quindi è possibilissimo che voi ci riusciate. Siamo già riusciti, Stiamo entrando nel livello 5. Se state subando, vi ringrazio tantissimo. Se state donando bits, vi ringrazio tantissimo. È molto bello, non tanto per i soldi in sé, perché possono servire o non servire, ma proprio per il gesto del sostegno, di essere disposti a dare dei soldi per sostenerci. E questa cosa è molto bella, perché vuol dire che ci tenete ancora. Abbiamo di più. Abbiamo completato il livello 5. Quindi siamo a livello massimo dell'hype train. Siamo proprio. Sì. Siamo dei porcelloni, ragazzi. Grazie per queste meravigliose emozioni. Siamo in di hype. Andiamo, Alex? Andiamo, sì. Dai, non è che possiamo stare lì ad hyparci all'infinito. Dobbiamo vederlo, infatti. Sto posto, no? Allora, io vi ho lasciato 3 telecamere lì davanti. Prendetele, perché io non ci vengo. Intanto vi posso dire che durante l'hype train il fantasma si è data la pazza gioia. Pure. È salito anche lui sull'hype train. Allora, Alex, non ti devi preoccupare neanche un po'. Però io mi voglio. Vi dispiace se. Aspetta, allora. Se io mi metto la sedia così. Sembro un idiota. Va a vedere. Sì. Vabbè, non me ne frega niente. L'altro sembra che stai cadendo. Siamo al 220% dell'hype train. Comunque, raga, allora io non faccio sponsorizzazioni di sedie. Infatti, il cuscino della mia è girato al contrario per non far vedere il nome. Perché? Perché dovrei. Però, in generale, se giocate al computer, compratevi una di quelle sedie che si reclinano non solo lo schienale, ma anche il sedile insieme. Cioè, schienale e sedile insieme. Scusa, la mia lo fa? Non lo so. Dovrebbe avere una leva di lato. Cioè, praticamente c'è lo schienale che si reclina così, no?
Però ci sono anche sedie che si reclina tutta la sedia con anche il sedile. Non fare nulla, non ti smontare la sedia adesso, per favore, eh. Cosa hai detto poi? Ho sentito un verso. No, ho fatto ecco che mi ammazzo perché stavo andando indietro proprio. Ma ti sembrava il momento di toccarla, scusa? Ma adesso mi è venuta la curiosità. Già che c'ho l'ansia di qui, sto posto. E allora stai con l'ansia del posto, non serve che ti ribalti anche, per favore. Oh. Scusa. Vediamo, qua non sembra che ci sia niente comunque. Stai tranquillo perché è dilettante questo qua, quindi... Per ora non c'è niente. Questo fantasma non dovete avere paura perché non ci fa paura. Il fantasma sa fa un sacco di roba. Sì, c'è ma attività che arriva a livello 5. È tutto 5, fumo e niente arrosto. Spegnendo luci. È tutto fumo e niente arrosto, ragazzi, dovete credermi. Questo è uno di quei fantasmi che fa tutta la scena, ma poi in realtà non Vai a dire. È più probabile che non si faccia vedere questo qua, te lo dico io. Ma magari. No, lo cerchiamo, però qua si scende, eh. Vogliamo provare subito sotto, che dici? No. Ma smetti di cagarti addosso. È enorme il posto, eh. Non proviamo prima a controllare tutto il posto in piano questo, no? Sì. Forse dovevamo dividerci, sai. Ma sei matto? Ma è grande. Comunque Hype Train livello 5 siamo a 404%. Io sono molto estasiato da questo vostro inondante supporto. Proprio porcelloide anche a volte, eh. Porcelloide in senso buono si intende. Alex, tu ti sembra un aggettivo positivo porcelloide? Penso di sì. Beh, a me piacerebbe essermi detto porcelloide comunque. E anche a me. Alex, sei proprio porcelloide. Grazie, anche tu sei porcelloide. Anche Anna sei una proprio. Ma volete che vi lascio una porcellona, Anna? Cosa? No. Porcelloida. Non è. Non è vero. Cioè, vabbè. Andiamo avanti, forza. Qua non si trova un pisiello però, eh. Non va bene questa cosa, Alex. Il fantasma, dove sei? Chi è il VGF più porcelloide secondo voi? Cico, perché non si lava? No, Cico, no, allora no. Così è un insulto. Che non si lava sappiamo che è Cico. Ma no, porcelloide non vuol dire quello. Vuol dire proprio che... Hai sentito che qua c'è l'acqua che scorre? Ma non è qua, è dall'altro bagno. È a fianco. E me sa. Hai controllato? No, sto andando adesso. Ho molta paura. Non fischiare, cretino! Sono spaventato. E fischi? Eh sì. Si sente, eh? C'è stata dell'attività a livello 8, quindi può essere che... Oh, che c'è, cosa hai visto? Qua, è impazzito? Questo qua, ha acceso tutto, qua, sono di qua. Aspetta. È qui. È in bagno, sta cagando, mi sa. E quale? No. E allora lasciatelo in pace. Aspetta, no, ma fai la foto lì, sì, bravo. Però non c'è più. Eh no, sì che c'è, è da queste parti. Però non c'è freezing temperature, è 5 gradi sto anno. 5, 4, 3, 4 gradi, qui. Qua. Comunque è finito l'hype train, avete sbloccato... Io ho sbloccato pure io una cosa, un emoto di un cricetto incazzato, col cappello. Bella. Lo voglio anch'io. Posso condividere che ho sbloccato questa emoto? Condivido. Come si fa? Ciuf ciuf. Ecco, questa qua, vabbè, non si è vista mai perché la chat scorre. Anch'io ho condiviso il nano storto. Va bene. Allora, com'è ora? Quindi abbiamo trovato qua, che lui è qua. Cosa dovevamo fare, Anna? Repentarlo e poi? Va repentato, purificare l'area con l'incenso. L'incenso non ce l'abbiamo, vero Alex? No. Mi lasci da solo qua, io rimango qua e tu vai a prendere l'incenso. E uno dei due deve assistere a un evento. Molli anche la macchina, bravo. Tutto sono mollato, tranquillo. La foto serve, Anna? No. Niente foto? No, e to. Oi! Oi! Ha acceso la luce del bagno a fianco. E sta aprendo l'acqua tutto. Sta a fa una attività a 4. Un 5. Casino, eh. Alex, vieni. Reagisce solo alle persone da sole. Mollami l'incenso. Aspetta. O accendilo, lo sai fare. MF a 5. E non ho preso l'incenso, ho preso la questa. Ma ti ho chiesto l'incenso io, vai a pigliare l'incenso. Aspetta, vado a prendere l'incenso. Anche l'accendino devi prendere, eh. E certo, appunto. Vai veloce che io qua sono solo. Ma io l'ho lasciato tutto, a livello 10. Aiuto. MF al 5, eh? MF al 5. Non va bene, raga, mi sto cagando addosso. Dovete essere più confortevoli. E qui l'accendino. Mettetemi un emote che mi faccia sentire a casa. Tipo il Gabibo mi piace a me. Gabibo mi calma. Quindi anche il Babamburi. Ma di più il Gabibo. Alex, ma sei tu? Ma si sta succedendo un casino qua. Lo so io adesso. Dammi le cose. Io non so come accenderlo. No, aspetta, vieni qua. Perché io devo buttare la croce.
Mo se arriva adesso. Non avete neanche piazzato la telecamera, quindi io non posso neanche vedere se ci sono spiriti. L'ho piazzata! Ah, davvero? Non mi ricordo. Ho buttato l'incenso. È vero. Pure accesa. Dai, fermo, ho buttato l'incenso. È storta. Anna, per favore! Così? Aspetta, Come si accende? Piccia. Non me lo ricordo. Anna, come si appiccia? Prendi l'accendino. Ecco, si è appicciato. Si è appicciato. Si è appicciato. Dammi la croce. Levati dalle balle. Dov'è la mia croce? Perché l'hai presa a te? Infame. Usando l'incenso, il fantasma si calma. Ma io mi agito, però. Io mi agito così. Ma non sono accorta. Sta telecamera è stortissima. Non vedo, vedo la porta. Cosa hai visto, brother? L'ombra. L'ombra della tua croce sul muro è stata orribile. Mamma mia, mi sono spaventato a morte. Ma adesso lui non viene, giusto? Perché. Non lo so, non penso, no? Ok, Alex, ti devi allontanare. Ti devi allontanare. Okay. Mi metto qua dietro la porta. E io. Livello 5 di attività. E io tengo l'accendino. No, l'accendino non lo voglio. Ma ora lui non arriva. Andrea, per favore, mi metti sta telecamera come Cristo comanda. A me non mi interessa guardare la porta. Ma lui qui è un bagno, Anna. Non è che c'è tanto spazio. Capito, e metti la. Vuoi un cavalletto? Come si ruota, Alex? Non lo so. Con sinistro. Clicca, clicca. È caduta. Senti, Anna, vai a cagare. Mi porto il cavalletto. No, non mi porti niente. È per terra, vedi il cesso, va bene? Oh. Va bene. Aspetta, ci riprovo. Portala sul water. Non ci riesco. Ti porto il cavalletto. Ha preso il tuo cavalletto, mamma mia. Dai, l'ho buttata. Oh, Alex, ok, l'ho messa, Anna, si vede ora, si vede benissimo. Sei bravissimo, oh. Toh, Alex. Alex, spegniamo ste luci. Fai paura, però. Dove sei? Alex, ma dove Oh, sto qua, ho preso il cavalletto da Anna. Vattene via, che qua bisogna stare al buio. Tranquillo, che sto molto lontano. Allora, amici, facciamo così. Tanto siamo ancora 51.500. Vedo che anche oggi non ve ne volete andare. La cosa mi rende veramente happy. Molto felice. E molto bella, grazie. Perché ve l'ho già detto. Vuol dire che siete molto affezionati. Cioè, come... La mamma, capito? La mamma non ti lascia. Ci piace essere coccolati dalla mamma. Certo. Perché Alex, la mamma non lo accarezza più da quando ha un anno. Ma non è vero. Vabbè, non è vero. Non dovrebbe. Cos'è successo? Perché cambia telecamera da solo ogni tanto? Alex, sento dei rumori, eh? Oh, io non sto facendo niente. Sento veramente dei rumori che non mi piacciono. Sono molto tranquillo al momento. Bastiano, questo fantasma è un infame, mi sa che tolgo la croce perché ho paura che se lascio la croce. Allora, io ho paura che il fantasma stia toccando la mia telecamera perché ogni tanto mi cambia le telecamere che sto guardando. Non lo so questo fatto qua, è possibile, Quindi significa che sta sul furgone con me? Oh, ma che sta da di? Non sta sul furgone con te. Chiudo le porte. Alex, Alex, te ne devi proprio andare lontano, mi sa. Ah, ciao, va bene. Ciao. Io provo a spegnere la luce. Ma c'è chiuso dentro. Ma cosa devo fare io a questo fantasma? Repentarlo. A repentarlo. Il nome l'abbiamo mai detto? No. Come si chiama? Sì. Si chiama Charles Davis. Charles Davis. 8. Ecco. E io sono pure da solo. Mi sfatto. Di strombolo. Charles Davis. Non soffiare! Ho paura. Ma se hai paura ti da solo. È appena acceso la luce. Voglio la spengo. È a uno l'attività. Dai, Charles Davis, fatti vedere. Avete accendere provato a portare luce. La talk box. Allora, hai provato a stare zitta perché sono dentro qua io? Hai ragione, ma dobbiamo capire cos'è. Non abbiamo informazioni. Fa tutte cose, sta a toccare il lavello. È un idraulico. Charles Davis. Charles Davis. Fatti vedere. Alex, levati dalle balle. È no, aspetta, l'ho portato il libro. Mettilo lì. Aspetta, non l'ho acceso. Vabbè, grazie. Charles Davis. Scrivi sul libro. C'è attività un troppolo. Proprio c'ha tutta la... Ha cambiato di nuovo telecamere. Charles Davis. Vattene via te. Con sta telecamera del cazzo. Scusami, però. Ma stavo provando a metterla di là. Vuoi la tazza di caffè? Vattene, Charles Davis, se ci sei, dammi un segno. Charles Davis, fatti vedere. Ma che? C'ha paura.
tu dici che ha acceso luci, cose del genere, però non mi segna che voi avete assistito a degli eventi paranormali. Quindi ha scritto! Ha scritto Brimstone. Questo qua è il gioco di Binding of Isaac che mi piace a me. C'è Brimstone. Faccio la foto? Non posso. Libro. Mi sa che si è incazzato di nuovo. Libro spiritico. Segnato. Scusate, ma i giochi che fanno paura. Scusate, comunque, la volgarità va bene solo in certi casi, non sempre. Ok? Poi ragioniamo anche sulle parolacce. Facciamo un discorsetto io e voi, perché è importante sapere quando, come e perché. Eh? Perché giusto, se tu ne dici una a scuola non va bene. Se tu la dici con i tuoi amici va bene, capite? Cioè, non è tanto non dirle, è riuscire a capire bene il contesto in cui sono contemplate e il contesto in cui no. E soprattutto non esagerare mai, perché essere sboccati, secondo me, può essere un problema. Però se uno si sa regolare, ogni tanto gli scappa una paroletta nella situazione giusta, non succede niente, no? Siete d'accordo con questo mio ragionamento? Assolutamente sì. Non ho chiesto a voi, ho chiesto in chat. Però mi fa piacere che anche voi condividiate. Però in chat siete d'accordo? Vi sembra filante? Yes? Sì? Ok. Qua il signor Charles Davis sembrerebbe un cagasotto che non vuole uscire, non vuole farsi vedere e ha paura di far vedere il suo muso. Damosi allora, damosi. Prova a spegnere la luce. Dai. Cioè, ma perché non vieni tu a provare a spegnere la luce? No, 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 Alexandra. Allora, le possibilità. Guarda, stai zitta adesso che sta incazzandosi. Per una sub è spuntato l'intruso, come, cioè non per una sub, per dei bit. È spuntato un'immagine a caso, è spuntato l'intruso. Questo già è un presagio di sventura. Eh sì, no, presagio di morte. Charles Davis, fatti vedere. Sei un pisiello? Eh? Hai paura? Questo apre i rubinetti, Super Mario. Fantasma di Super Mario. È un idraulico. Ma boh, io me ne andrei, eh. Cioè, sta cosa del repentarlo, questo non viene. Ma non ha fatto neanche Alex, fenomeni paranormali. Alex, provaci tu, vieni. Ma perché? Tu pensi che io attiro tipo a tizio i fantasmi? Secondo me sì, fa... piglia la croce. Andiamo. Dov'è che si esce? Ah, è vicino, no, vedi? No, non usci. No, no, devo farlo. Te ne stai un attimo da Charles Davis, io prendo un'altra croce e arrivo pure io, va bene? Però Davis, stai lì. No, senza chiamarlo, devi stare da lui e lo provochi, vai. Alex, spegni l'acqua un attimo, un secondo, perché mi dà fastidio i nervi, mi dà. Aspetta, mo devo ricordarmi dove stavi. Vedi la luce, eh? Sai parlare? Mamma mia, che non mi esprimo. Ok, mettiti bene dentro, io sto dietro qua. Ti do supporto. Eccomi qua, in questa stanza 2x2. Provocalo, mi appari, in faccia. Provocalo. Livello 7. Vai. Charles Davis, fatti vedere. Bravo. Fatti vedere. Che coraggio che hai comunque, Basta, mi sono cagato alle mutande, posso anche andare adesso. Vai, vai. No, no, devi stare ancora, non è apparso. Finché non appare. Vai. Porta quello coso per l'UV. Ah, eh? Quello lì per le impronte. Va bene, lo prendo io, Alex. E questa torcia corta, questa qui grigia. Arrivo. Arrivo, my friend. Che c'è? Mi ha tirato un qualcosa in faccia, cos'è stato? Ti ha preso a pisellata in faccia? Me sa. Aspetta, sto arrivando. Eccomi, col UV light, Alex. Non ti devi preoccupare neanche un po'. È già Pippo. Lo so. Va a vedere un po'. Vai. Ma non sta facendo attività. Quando diciamo mannaggia Pippo o qualsiasi cosa a un Pippo, siete pregati di mettere l'emoji del Pippo rotto, quello lì ubriaco che c'è. Lo vedete, no? Guarda, io impronte. Non ne vedi neanche sulla porta. Guarda in mezzo alla porta, in teoria c'è una mano. Guarda. No, non mi pare. Io non capisco che fa. Cioè, ma come. Che. No. Ma non è che sei sotto. Non lo so, guarda, ti mollo la torcia, vai a cagare. Ciao. Scusa, se ha scritto non può essere sotto. Devi stare da solo, se no non ti persuadi. Bravi, proprio quel Pippo lì. Quel Pippo lì, è proprio lui. Pippo rotto. Quello lì è mannaggia Pippo perché è completamente sfatto. Quindi, cioè, se lo merita un po', no? A vedere un po'. Alex, come va? Sei di. Come si chiama? Charles Davis. Prova Charles un po'. Davis. Chiamalo. Charles. Sì. Un palumpa. No, allora, non offendere il signor Davis. Livello 7, si è arrabbiato, l'ha chiamato un palumpa livello 7. No, scherzavo, signor. Ricordati che lo devi repentare, nel caso. Eh sì.
Però. Ma non sto facendo paura, eventi paranormali. E infatti è una pussy, sto Charles Dance. Ci serve quello, noi, almeno quello per capire cos'è. Dai, fa qualcosa, dai, dai, ammazzami tanto. Dai, Alex, vieni via, basta, mi sono rotto le balle. Finalmente, ciao. Cioè, non è possibile, sti fantasmi sono delle chicchierelle. Ma questo è di livello base, non fanno niente. Noi stiamo chiacchierando, cioè abbiamo le luci. Delle squicchere. Cioè, uno deve essere forte, no? Ma che è stappare? Questo è un... Sapere, neanche io, è meglio di no. È una lucina UV che mi serve per stare tranquilla. Comunque, cioè, i fantasmi devono essere coraggiosi. Cioè, un fantasma chiccherello. Oh, non hai scelto cosa potrebbe essere, ma sei matto? Niente, buttiamo a caso, vai. Secondo me, Revenant. Poltergeist. Non credo. No, però. No, non è. Poteva essere o Revenant.